Oggi, amici miei, faccio il narratore di una delle più belle storie dei vini di Francia. Andiamo a parlare di un Grand Cru nel sud della Francia, di una storia in realtà di un brutto anatroccolo che diventa cigno. Questo che andremo a degustare oggi è uno dei più profondi tesori enologici in Francia. Mas de Daumas-Cassac 1997, vedremo anche la forza evolutiva di questo vino, ma partiamo da questa storia incredibile. I coniugi Guibert, che nel 1970 decidono di comprare dalla famiglia Daumas una tenuta di alcuni ettari, pensando di impiantare qualcosa, non certo le vigne. Profondi studi geologici li spingono a cambiare idea e a pensare di fare vino in questa zona, allontanati dalla costa della zona del Roussillon, della Languedoc, un pochino all'interno, decidono di produrre un vino sotto l'indicazione di Émile Peynot, un grande esperto di vini di Bordeaux, che gli consiglia, pensate voi, di piantare Cabernet Sauvignon in una zona nella quale invece normalmente la Syrah e altri vitigni autoctoni della zona la facevano da padrone. Questo è il motivo per cui questo grandissimo vino, ormai riconosciuto da tutti gli esperti mondiali come uno dei più grandi vini di Francia, non è nemmeno un vino che ha una denominazione importante, è un semplice Vin de Pays de l'Hérault, o neanche c'è la OC, perché il Cabernet Sauvignon non era permesso in queste quantità. Siamo di fronte a un Cabernet Sauvignon all'80%, un 20% di altri vitigni autoctoni. Nel corso degli anni questo vino è diventato un vero e proprio mito, vinificato nella maniera più naturale possibile. Andiamo a vedere nel bicchiere cos'è davvero questo tesoro. 1997, amici miei, perché berlo giovane è uno spreco totale. Eccolo qua, un colore vivissimo, limpido, luminoso ancora dopo 22 anni. Rosso rubino con qualche tendenza al granato, ma ancora davvero giovane, giovane, giovane. Una zona della Francia che all'inizio era selvaggia, frutto di un ghiacciaio, ghiaia, argilla, calcare. C'è questa nota leggermente erbacea del Cabernet Sauvignon, un frutto elegantissimo, in punta dei piedi, note di mandarino, anche di arancia un pochino più evoluta, leggera nota speziata. È un Cabernet con un'eleganza da Pinot Noir, amici miei. In bocca è un vino generoso, perfettamente conservato, un vino che è fresco, molto molto fresco, da una zona in teoria calda del sud della Francia in un'annata abbastanza calda. Un Cabernet Sauvignon vinificato nella maniera più naturale possibile, un grande talento da parte dei vigneron, un terroir incredibile. Questa è la storia davvero di un brutto anatroclo che diventa un cigno, e la storia del grandissimo Mas de Daumas-Cassac 1997, bottiglia introvabile in quest'annata, ma che vi dà l'idea di cosa può essere un vino di questa portata con un'evoluzione di 22 anni. Vino giovanissimo, profondo, ampio, minerale, un vino assolutamente, veramente cristallino nella sua purezza e nella sua autenticità. Un grande vino di Francia, anzi il Grand Cru del sud della Francia, amici miei, che fa tutta la differenza del mondo se lo metterete nel bicchiere. Potete trovare le annate più giovani sul mercato, qualcosa noi di Grandi Bottiglie abbiamo scovato in una cantina pazzesca. Assaggiate questo vino perché è un monumento dell'enologia mondiale, e se lo assaggerete ricordatevi di mettermi qualcosa nei commenti qua sotto, amici miei, di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!